Non è mai esistito un paese, nemmeno il più liberale e democratico, che non abbia intrattenuto per convenienza o per necessità rapporti, diciamo, amichevoli con terroristi o con paesi governati da feroci dittature. Qui però stiamo parlando del paese, ribadiamo, che ha dichiarato guerra al terrorismo e su cui grava l'accusa di essere lui stesso un paese terrorista. Se è un'accusa fondata, lo vedremo dopo la pubblicità. Allora, dicevamo, agli Stati Uniti è stato accordato davanti al mondo il ruolo sovrano fra stati sovrani. Sono di fatto i tutori e i garanti dell'ordine mondiale, un credito di cui tutto il mondo sente il bisogno. E è dal dopoguerra che gli Stati Uniti sono i più accesi sostenitori dei principi di democrazia e dei diritti fondamentali dell'uomo. Ed è anche per questo che oggi guidano la guerra al terrorismo. Ed è in questa chiave, e solo in questa chiave, che va letto tutto quello che questa sera vi proponiamo. Anno 1986, Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Dopo due anni di dibattimenti, i giudici del cosiddetto Tribunale Mondiale emettono una sentenza storica. Gli Stati Uniti d'America sono colpevoli di terrorismo ai danni del piccolo stato del Nicaragua. Nella sentenza si accusa Washington di uso illegale della forza e non solo, che nella terminologia giuridico internazionale significa terrorismo. Fra l'altro anche l'FBI americana impiega le stesse parole nella sua definizione ufficiale di terrorismo, uso illegale della forza. Ma cos'era accaduto in Nicaragua? The US launched a terrorist war against Nicaragua. Nel 1981 gli Stati Uniti lanciarono contro i civili del Nicaragua degli attacchi terroristici, sia diretti che indiretti, spedendo laggiù le squadre della morte chiamate Contras. Il Nicaragua non reagì come fa oggi l'America, non bombardò Washington. Al contrario, denunciò gli Stati Uniti presso la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Gli attacchi terroristici contro il Nicaragua, ordinati dall'amministrazione dell'allora presidente Reagan, miravano a rovesciare il governo nicaraguense, accusato di essere un pericoloso bastione del comunismo. Messa di fronte al giudizio della più alta corte mondiale, Washington si rifiutò di presentare la propria difesa. Gli Stati Uniti reagirono alla sentenza ignorandola e non solo. Il Congresso aumentò i finanziamenti alle squadre della morte dei Contras e il generale Galvin gli diede l'ordine di attaccare i target cosiddetti soffici del Nicaragua, e cioè uccidere giudici e amministratori. Ecco le prove. Questo è il manuale operativo americano per i Contras, le squadre della morte finanziate da Washington e spedite in Nicaragua. Vi si insegnano tecniche di terrore implicito ed esplicito, e nel paragrafo sull'uso selettivo della violenza si contempla l'assassinio di giudici, piccoli allevatori, poliziotti e amministratori statali. Gli atti più noti di terrorismo americano in Nicaragua furono il bombardamento del deposito petrolifero di Corinto nel 1983. Poi minammo diversi porti civili nel tentativo di mettere in ginocchio il paese economicamente. E infine ci infiltrammo lungo la frontiera con l'Honduras e assassinammo diversi funzionari civili del governo nicaraguense, fra cui medici, insegnanti, sindacalisti. Per queste ultime azioni ci servimmo di agenti addestrati e pagati da noi, che erano noti col nome di Contras. È un pugno nello stomaco, anche perché il terrorismo dei nostri nemici lo conosciamo bene, lo condanniamo e lo combattiamo. Meno noto invece è il nostro. Ma cosa intendiamo noi per terrorismo? La definizione che ne dà l'FBI è la seguente: il terrorismo è l'uso illegale della forza e della violenza contro persone o proprietà a fini intimidatori o coercitivi nei confronti di un governo, della popolazione civile o di ogni loro parte per l'ottenimento di obiettivi politici o sociali. E allora proviamo a ripassare un po' di storia, quella che non è ancora arrivata sui libri di scuola.